Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che ovviamente apriamo tornando sugli spari di domenica nel centro a Pescara. Questa mattina infatti proprio a Pescara presso l'Aurum in occasione della festa della polizia è stato consegnato un riconoscimento al tassista che aveva accompagnato il 29enne Federico Pecorale dopo la sparatoria di domenica pomeriggio in piazza della Rinascita. I dettagli nel servizio di Paolo Renzetti. Il tassista che ha accompagnato a bordo della sua auto il 29enne, poi bloccato dalle forze dell'ordine, dopo un viaggio di 3 ore in provincia di Pesaro, è ritenuto responsabile di aver sparato domenica pomeriggio in un locale di piazza della Rinascita a Pescara al cuoco di 23 anni Jeffrey Guzman, ricoverato ancora in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito. È stato premiato questa mattina all'Aurum nel corso della cerimonia della festa della Polizia di Stato in occasione del 170° anniversario della fondazione del corpo. Il tassista, ex militare della Guardia di Finanza, ha detto di non sentirsi un eroe ma un cittadino che ha voluto fare semplicemente il suo dovere. E lei oggi passa per un eroe, insomma, quello che non ha fatto? Non lo so. Sono una persona normale che ho fatto il mio dovere, tutto qua. Cosa si sente di dire oggi a distanza di qualche ora? Che nonostante sono passati 5 anni dal mio abbandono alla Guardia di Finanza, la divisa me la porto dentro. E quando c'è da dare una mano sono sempre pronto. Per quante ore ha portato Pecorale nel suo taxi? 3 ore. Però l'ho portato anche appena fatto la situazione perché io sono andato a prendere a Pescara e l'ho portato a Gissi. Subito dopo, perché lui ha chiamato, in quanto lui la prima volta mi ha contattato, lui stava a Gissi e quindi da quel momento in poi mi chiamava sempre per fargli fare il suo viaggio. Lei è stato in contatto costantemente con le forze dell'ordine per tutta la durata del viaggio dall'Abruzzo fino a Pesaro? Sì, più o meno sì. Un po' di instabilità però... Pensavo di che comunque portavo a termine la situazione. Durante questo viaggio questa persona cosa le diceva? Parlavate? No, non era un tipo espansivo, era un tipo tranquillo. Si è agitato dopo quando ha cominciato a sentire le telefonate, allora tutto qua. Oggi verrà premiato in occasione della festa della polizia? Ringrazio, non mi aspettavo tanta notorietà, non è da me, quindi però... E a proposito di questa vicenda, l'udienza di convalida del fermo di Federico Pecorale, il 29enne, accusato di aver sparato domenica pomeriggio al cuoco 23enne in un ristoro bar di Pescara, è stata fissata per domani alle 12.30 al Tribunale di Pesaro. L'uomo è accusato di tentato omicidio e detenzione abusiva di arma da fuoco. A renderlo noto è l'avvocato difensore dell'uomo, Florenzo Coletti. Finora, ha spiegato all'ANSA, non ho avuto modo di comunicare con il mio assistito, ci parlerò credo prima dell'udienza, tra l'altro anche necessità che mi firmi dei documenti. E come abbiamo visto, questa mattina a Pescara si è tenuta la cerimonia di commemorazione per il 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. È stata la sala d'annunzio dell'Aurum a ospitare questa mattina la commemorazione per il 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. A fare gli onori di casa a Pescara il questore Luigi Liguori. Alla presenza del prefetto Giancarlo Di Vincenzo e dei vertici delle altre forze dell'ordine, presenti e schierati gli uomini e le donne di tutte le specialità del corpo. Ha detto bene, ricorrenza e commemorazione. Quest'anno non abbiamo il cipiglio di fare festa perché siamo nella fase finale di una pandemia particolarmente cruenta e si affaccia una stagione di instabilità economica, un'instabilità politica, addirittura ci sono delle guerre. Ecco perché siamo in questo momento, non siamo nei nostri luoghi ideali, nelle nostre agorà, nelle nostre piazze. Abbiamo voluto celebrare, perlomeno a Pescara, in questo luogo più raccolto, senza festeggiare, ma dobbiamo commemorare perché 170 anni di storia sono importantissimi per il paese, sono importanti per la polizia, quindi abbiamo voluto dare qualità a questa ricorrenza. Per esempio ci troviamo in questo momento sulla scena di un crimine, non c'è il tipico stand della polizia scientifica in cui mostrano le tecnologie, ma qui c'è il luogo di un delitto dove ci sono dei sospettati, ci sono degli autori e i nostri investigatori della polizia scientifica possono ai visitatori per esempio spiegare
chi ha commesso questo delitto tra i sospettati. Questa è una delle novità. C'è un anno di polizia, c'è un docufilm in cui spiega tutto quello che la Questura di Pescara ha fatto in quest'anno. Ci sarà il premio al cittadino virtuoso, perché noi siamo la polizia dei cittadini e i cittadini, quando collaborano, deve essergli riconosciuto, perché noi lo facciamo per dovere di esporci al pericolo di collaborare. Loro lo fanno per dovere civico e quindi io sento il dovere di rinunciare magari a qualche encomio per qualcuno dei nostri, l'ha fatto volentieri, e abbiamo dato spazio ai cittadini, abbiamo dato spazio alle scuole che esprimono in qualche maniera territori difficili, l'abbiamo voluti qua, le scuole di Rancitelli, le scuole di Via Tavola, le scuole di Montesilvano. Ecco, c'è tanto in questa commemorazione, poi ci sarà anche un bilancio. Io dal 2014 che faccio il questore, dal 2014 che do riconoscimenti ai cittadini virtuosi nel territorio. Erano stati scelti 3 cittadini in questa provincia, ne è stato aggiunto uno proprio nella giornata di ieri, che è il tassista che ha collaborato con la Polizia di Stato, ed ha collaborato nel senso che ha eseguito gli ordini che l'ufficiale di Polizia Giudiziaria di Pubblica Sicurezza in quel momento gli stava dando, quindi ha avuto una condotta legittima, e noi diamo un riconoscimento anche a questo cittadino. Però ecco, non enfatizziamo troppo certe posizioni, perché poi alla fine viene ad essere sminuito il lavoro, quello del vero, quello degli investigatori, che è stato veramente, secondo me, in questo momento, in questa particolare circostanza, la Polizia di Stato ha mostrato tutta la sua efficienza. Di questo sono orgoglioso e spero che lo sia anche la città di Pescara. E adesso vediamo il bollettino odierno dei casi Covid nella nostra regione, che sono 2713 accertati nelle ultime 24 ore, 2122 con identificati attraverso test rapidi. 4 i decessi recenti, il bilancio delle vittime sale a 3139, stabili i ricoveri, tasso di positività al 14,16%. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra un mese e 100 anni. 315 pazienti meno 1 sono ricoverati in ospedale in area medica e 11 più 1 sono in terapia intensiva, tutti gli altri in isolamento domiciliare. 1410 sono i nuovi guariti. Vediamo le variazioni provincia per provincia: 483 casi in più rispetto a ieri in provincia dell'Aquila, 800 in provincia di Chieti, 611 in provincia di Pescara, 721 in provincia di Teramo, 35 di persone che risiedono fuori regione, 56 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Il sottosegretario alla giustizia Francesco Paolo Sisto è intervenuto all'incontro promosso dall'Ordine degli Avvocati di Teramo sull'emergenza che sta vivendo il Tribunale Teramano. La carenza di magistrati e il degrado edilizio della struttura stanno provocando ritardi inaccettabili nei processi. Sisto ha annunciato un incontro al Ministero per cercare soluzioni a questi gravi problemi. Tania Bonici Castelli. All'incontro promosso dall'Ordine degli Avvocati di Teramo c'erano proprio tutti, legali, politici, rappresentanti delle istituzioni, sindaci del territorio, tutti riuniti ad ascoltare il sottosegretario alla giustizia Francesco Paolo Sisto sull'emergenza che sta vivendo il Tribunale Teramano. Carichi di lavoro triplicati rispetto alle altre sedi abruzzesi, strutture edilizie degradate, grave carenza di organico per cui i processi nascono già vecchi. A Teramo servirebbero 10 magistrati in più. Nel suo intervento Sisto ha proposto un incontro al Ministero per iniziare un percorso insieme agli avvocati, fissando scadenze precise per affrontare uno alla volta i vari problemi. Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Antonio Alessiani, ha accolto l'annuncio con soddisfazione. L'obiettivo dell'iniziativa di oggi è quella di consegnare il Tribunale di Teramo come un malato grave a chi la possibilità di intervenire. Questo non è un convegno, è un pronto soccorso. Noi consegniamo il Tribunale di Teramo, che si trova in situazioni critiche, a chi ha la possibilità di intervenire per poter risolvere questa situazione, che può essere risolta soltanto con un intervento legislativo che riconosca Teramo come sede disagiata, eventualmente anche modificando i criteri per riconoscere la sede disagiata. Senza una forte attenzione verso il nostro tribunale, questa nostra provincia rischia di impoverirsi definitivamente e di restare al di fuori del circuito che l'Europa riterrà meritevole di essere premiato all'esito dei finanziamenti del PNRR. È intervenuto tra gli altri il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, che ha ribadito il bisogno di misure straordinarie e strutturali sia in termini di personale che di edilizia giudiziaria, ma ha anche lanciato l'idea di una nuova sede per il Palazzo di Giustizia teramano. Intanto portiamo un documento congiunto
punto condiviso da tutti i sindaci della provincia di Teramo. Una forza straordinaria che viene dal basso, dai sindaci e quindi dalle comunità, dai territori, per chiedere la difesa del Tribunale di Teramo e la sua valorizzazione. Un tribunale di riferimento non solo della provincia, è un presidio istituzionale fondamentale di un momento di rilancio e di ricostruzione del territorio, ma è anche un presidio fondamentale giudiziario dell'intera regione. La connessione, ad esempio, con la facoltà di giurisprudenza, l'unica facoltà abruzzese di giurisprudenza, con la sua tradizione, un riferimento del centro Italia, deve condurci a valorizzarne il rapporto e a portare finalmente alla costituzione di una cosiddetta cittadella del diritto. Come comune, come città di Teramo, come città capoluogo, abbiamo messo a disposizione forze, risorse e soprattutto disponibilità nel dialogo col Ministero, appunto, per valorizzare il nostro tribunale. Lo chiediamo tutti insieme e nessuno può chiamarsi fuori in questa battaglia, che è una battaglia di comunità. Il Partito Democratico ha scritto al Presidente del Consiglio regionale Sospiri e si è rivolto alla Procura della Repubblica per denunciare la mancata pubblicazione delle delibere della Giunta regionale e le risposte negate agli accessi agli atti in materia sanitaria. Mancata pubblicazione delle delibere di giunta, lei Paolucci lamenta questo, si è rivolto al Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e anche per conoscenza alla Procura della Repubblica. Perché quest'atto? Beh, senza trasparenza e direi senza vergogna. Abbiamo voluto fortemente una legge sulla trasparenza per la pubblicazione di tutti gli atti della Regione, le delibere di giunta e di quelli in relazione alla sanità e le ASL, e ormai a distanza di mesi nessuna risposta. Un accesso agli atti inoltrato al Dipartimento alla Sanità ormai due mesi fa, anche qui senza risposta, e abbiamo chiesto cosa? Di conoscere quali sono gli atti della programmazione, quali le note, le procedure, gli scambi, i pareri tra Ministero e Regione. Ebbene, ci è stato negato tutto questo. La domanda è: cosa vogliono nascondere? Perché tutto ciò non si riesce ad acquisire? Qual è lo stato reale della programmazione della sanità in questa regione? E probabilmente a pensar male in questo caso ci si prende, proprio perché noi riteniamo che tutto al Ministero è stato ritenuto non valido, è stato bocciato, questo è il punto, e ci si negano le carte. Mi aspetto un'iniziativa forte della Presidenza del Consiglio, e questa, che è una nota inviata per conoscenza alla Procura della Repubblica, diventerà esposto se verranno negate cose elementari quali l'accesso agli atti, che davvero in questo Consiglio regionale è diventato un tema così importante e così significativo da costringere l'opposizione a fare ostruzionismo per vedersi rispettati i diritti basilari dell'esercizio delle proprie funzioni. Andiamo a Chieti adesso, dopo l'esposto presentato al Movimento 5 Stelle, che hanno denunciato le difficoltà e le lunghe file per accedere ai servizi della PET. Torniamo a occuparci di sanità e dei disagi causati dalle estenuanti file al pronto soccorso di Chieti, che arrivano a durare anche 10 ore. Selenia Secondi. Due interpellanze regionali che non hanno avuto risposta, ne parliamo con la parlamentare dei 5 Stelle proprio perché di questo argomento si è occupata direttamente una consigliera dei 5 Stelle che ha fatto una lunghissima fila al pronto soccorso di Chieti. Permane la lunghezza infinita delle file per avere accesso alle cure del pronto soccorso? Assolutamente sì, questo è un problema emergenziale, il pronto soccorso di Chieti, ma anche il pronto soccorso di altre situazioni. In tutto Abruzzo risulta praticamente un tappo, e questo anche perché c'è una malgestione di quella che è l'organizzazione del personale e di quelle che sono le responsabilità del direttore generale Shell, il quale non ci dà indicazioni, non ci dà risposte, parla di carenza di personale, ma quando si metterà le mani nell'organizzazione del personale? Perché se da una parte abbiamo, penso anche ai soggetti più fragili, che sono costretti ad aspettare 10 ore in coda per ricevere un pronto soccorso, dall'altra parte è vero anche che i medici sono costretti a degli orari improponibili, così come tutto il personale sanitario, e a fronte di questo problema non è possibile che già siamo a distanza di anni e non sia stato trovato un rimedio. Questo ci preoccupa, ma a questo punto abbiamo bisogno che la Regione intervenga sul campo. Io credo che le nostre iniziative in Regione continueranno a insistere, e non solo su Chieti, ma anche, ecco, su tutte le altre situazioni e le altre realtà abruzzesi.
Oggi termina la tre giorni della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, al Padiglione Abruzzo. Nella giornata conclusiva della Fiera Milanese, la visita della sottosegretaria di Stato Lucia Borgonzoni e un meeting sulla perdonanza celestiniana. Giuseppe Dintino. Mare e montagna, cibo e cultura, storia e infrastrutture. Le eccellenze abruzzesi per l'ultimo giorno in mostra a Milano all'interno della Borsa Internazionale del Turismo. Una fiera per attirare turisti e investitori perché nella fase in cui, si spera, si intravede la luce in fondo al tunnel della pandemia, il turismo dovrebbe essere fondamentale per la ripresa economica. Tanti visitatori durante i tre giorni di fiera per scegliere la meta delle vacanze estive. Ed è mai stata in Abruzzo, la conosce? No. È un desiderio per quest'estate. Oggi, nell'ultimo giorno, al Padiglione Abruzzo presente la sottosegretaria di Stato alla Cultura, Lucia Borgonzoni, e i fari saranno puntati sulla perdonanza celestiniana dell'Aquila, a cui quest'anno, forse, parteciperà anche il Pontefice. Quando abbiamo iniziato tutto quanto il nostro percorso nel 2019, proprio da qui, dalla BIT del turismo, e abbiamo visto che c'è stato un interesse particolare, anche perché la città oggi deve far veicolare proprio la sua nuova natura, che è una città sicuramente attrattiva, che sta rinascendo, e quindi anche un po' superare quella che è la conoscenza generale di una città comunque colpita e ferita, ma comunque non visitabile, anche perché abbiamo comunque una combinazione tra cultura, natura e anche quelli che sono i sapori, che sicuramente sono di forte attrazione. Ieri protagonista la provincia teatina, dalla Costa dei Trabocchi al capoluogo, per cui è stato presentato il progetto 3 Teateri Vive Emozionando, promosso dalla Camera di Commercio Chieti Pescara. Dopo un periodo di stop, come ben diceva, relativamente al periodo pandemico che abbiamo vissuto, è arrivato il momento di far ripartire l'economia della nostra regione, segnatamente della nostra città, e siamo certi che già dall'estate ci sarà una netta ripresa che produrrà degli effetti molto positivi su tutto il sistema economico cittadino. Una personale del poliedrico artista Eugenio De Medio, dal titolo Ab ovo usque ad mala, è in corso presso la Dependart di Villa Perenic a Chieti. La mostra, che si può visitare su prenotazione, è solo una parte dell'ampia produzione artistica dell'architetto designer, che realizza anche gioielli, tessuti, pezzi d'arredo che sono vere e proprie opere d'arte, opere che sono presenti peraltro in maniera permanente alla Galleria Trifoglio di Chieti. Una mostra fino al 16 di aprile a Villa Perenic di Chieti, che ha come filo conduttore l'uovo dell'artista Eugenio De Medio. L'uovo perché? L'uovo perché è un simbolo, è il mio percorso artistico, soprattutto dal punto di vista pittorico, si incontra appunto con i simboli archetipi, quindi simboli alfabeti, antichi, oppure oggetti, labirinti, uova, eccetera. Anche nella composizione utilizzo comunque elementi archetipi quali la sezione aura, oppure le spirali, eccetera, il cerchio, eccetera. Quindi sono raggruppate una serie di monotipi realizzati su carta, che sono comunque tutti pezzi, appunto monotipi, quindi tutti pezzi unici, realizzati con un torchio antico dell'Ottocento che serviva come copialettere. Le sue specialità però non si limitano alla tela, ma lei crea anche manufatti che sono gioielli, complementi d'arredo, tessuti ispirati proprio ai suoi quadri e tanto altro. Certo, io sono cominciato a creare le mie cose da 10-12 anni, ho cominciato a dipingere, a fare ceramiche e poi sono diventato architetto, mi sono specializzato in restauro dei monumenti e quindi poi ho iniziato come designer a creare sia gioielleria sia complementi di abbigliamento, bottoni, eccetera. Lei usa molto anche la tecnica del riuso? Certo, l'utilizzare gli oggetti che hanno un significato e appunto fa parte di questa ricerca dell'antico, dell'arcaico. Ad esempio questo alle spalle è realizzato da un friscolo, che era un oggetto che si utilizza anche adesso per la torchiatura delle olive. Questo per esempio rappresenta l'evoluzione dell'uomo. E adesso apriamo la pagina dello sport. Si è aperta questa mattina in videoconferenza davanti ai giudici del Tribunale
federale nazionale l'udienza per il caso Plusvalenze che coinvolge 11 club tra cui il Pescara e 61 dirigenti. In apertura la Procura federale ha avanzato le proprie richieste nei confronti di società e dirigenti. In particolare per la posizione del Pescara la Procura ha chiesto 12 mesi e 20 giorni di inibizione per il presidente Daniele Sebastiani, 7 mesi e 20 giorni per il vice Gabriele Bancoschi e 8 mesi per il consigliere di amministrazione Roberto Druda. Davanti al TFN tutte le società devono rispondere della violazione del comma 1 dell'articolo 31 del codice di giustizia sportiva che vedete per aver contabilizzato in fase di compravendita valori dei calciatori troppo alti rispetto a quelli ritenuti di mercato. Pisa e Parma devono rispondere del più grave comma 2, ma anche per loro la Procura ha chiesto ammende e inibizioni a dirigenti. Non sono state chieste penalizzazioni. Oltre la giornata di oggi l'udienza andrà avanti anche nei giorni 14 e 15 di aprile. Rimaniamo in casa a Pescara perché il tecnico biancoazzurro Luciano Zauri recupera Rauti e Janes per la trasferta di dopodomani sera a Pistoia, Delfino decimato a centrocampo, mancherà lo squalificato Derisio e molto probabilmente anche l'Edian Memushai. Nella pistoiese ci sarà un'assenza pesante, quella del centravanti Vano fermato dal giudice sportivo. Stringerà i denti il biancoazzurro Simone Pontisso che ieri sera ha parlato nel corso della trasmissione replay e noi lo ascoltiamo. Purtroppo è da un po' di partite che ho un problema al piede, ho ricevuto una botta e mi continua a dare fastidio, però non è nulla di grave e ci posso convivere tranquillamente. Allora, come valuta questo suo girone di ritorno nella prima esperienza biancazzurra? No, è molto positivo dal punto di vista personale ma anche della squadra. Il mister, come hai detto bene, l'ho conosciuto con lo staff di Oddo, si occupava della fase difensiva e quel periodo sia a Udine che comunque gli anni successivi io ho sempre fatto il play o meglio la maggior parte delle volte ho fatto il play. Sì, mi trovo bene, però se mi chiedi qual è il mio ruolo che voglio fare, che mi piace di più, ti dico la mezzala, perché comunque mi piace ricevere palla, puntare, dare l'ultima palla, andare al tiro. Quindi se devo scegliere una, se devo dirti quale mi piace di più, ti dico mezzala, però se il mister mi chiede di fare il terzino, io faccio anche il terzino. E sicuramente il Pescara doveva fare di più, siamo tutti d'accordo, perché se ci sono tantissimi punti di stacco con la prima e la seconda, c'è sicuramente qualche problemino. Sì, penso che la cosa da migliorare sia appunto concretizzare di più quello che creiamo, perché creiamo veramente tante palle gol, almeno da quando sono arrivato io. Le partite che abbiamo giocato abbiamo dominato, comunque abbiamo giocato meglio dell'avversario, creando tante palle gol, ma alla fine segnando poco e poi alla fine l'avversario che crea una palla, due palle gol, magari fa gol e poi va a finire di pareggiare la partita, addirittura di perdere una partita che non meriti. Beh, sicuramente dobbiamo cercare di vincere le prossime due partite per provare a centrare il terzo posto, perché è ancora fattibile, e fare dei playoff fatti veramente alla grande, dove possiamo dire la nostra e possiamo arrivare in fondo. E penso che questa squadra abbia le caratteristiche e le potenzialità per arrivare fino in fondo. Io ho il rinnovo automatico in caso di B, se non dovessimo andare in B poi ci incontreremo con la dirigenza per parlarne, ecco. Comunque si è trovato bene, mi sembra di capire, a Pescara. Molto bene. Ad Ancona invece il Teramo non solo cerca la matematica per una salvezza almeno virtualmente centrata, ma tenterà di entrare in zona playoff con un colpaccio al Del Conero. Tra i dorici sarà assente il terzino Di Renzo per squalifica, il tecnico teramano Guidi recupera Malotti, ma dovrebbe puntare di nuovo sul tridente rosso Bernardotto D'Andrea. Ascoltiamo invece il difensore Marco Soprano. Siamo stati poco continui con i risultati, perché penso che con le prestazioni siamo più o meno quasi sempre abbiamo fatto la prestazione e sono mancati a volte i risultati e non è facile, bisogna stare sempre sul pezzo e, come stiamo facendo nell'ultimo periodo, continuare a fare punti e solo così riesci a lasciarti indietro le altre.
siamo rientrati negli spogliatoi e pensavamo di essere salvi, ma matematicamente dopo ci ha detto il direttore che non è proprio così. E dopo, ripeto, ormai lo sanno tutti, ci siamo dati l'obiettivo di 45 punti, quindi mancano ancora 3 punti al nostro obiettivo di squadra. Sì, rispetto a, diciamo, i primi 2 anni che ho avuto qualche problemino fisico di più, di troppo, e quest'anno ho trovato più continuità e anche di prestazioni, cioè spero di aver fatto delle buone prestazioni, dopo siete voi a giudicare, però personalmente sono abbastanza contento. In passato ci ho giocato spesso a 3, anche a fermo giocavo a 3 e dopo sono venuto qua il primo anno abbiamo sempre giocato a 4 e quest'ultimo periodo da gennaio stiamo giocando a 3 e, come ho già detto, mi trovo bene anche a 4, ma forse esprimo il mio meglio nella difesa 3. Volley adesso, ultima di campionato amara per l'Abba Pineto che va KO in casa contro la prima della classe Grottazzolina. Perde 2 posizioni e chiude la regular season al 4° posto. Playoff al via il 20 aprile contro Porto Maggiore. Il servizio è di Sergio Zappalorto. Se a Ortona indigesta resta l'incredibile retrocessione che ha suscitato tanti punti interrogativi, a Pineto bisogna mandar giù un boccone amarissimo che guasta la Pasqua. Dopo un primo set di altra categoria, il KO progressivo contro un Grottazzolina senza grandi motivazioni fa scivolare i ragazzi di Bertoli dal secondo al 4° posto a danno della griglia playoff che inizierà in casa il 20 aprile con gara 1 contro il Porto Maggiore. In A2 femminile l'Altino capitola pesantemente ma altrettanto immeritatamente. Sia sufficiente sbirciare i parziali che parlano da soli. Peccato. In B maschile l'Alba non è fortunata e perde al tiebreak con il coriaceo Osimo, pur meritando altra sorte. A senso unico come da copione il successo della capolista Napoli a Paglieta. In B1 femminile una teatina ancora rabberciata vince e rimonta ed entusiasma solo nel secondo set sul parquet di Trevi, affievolito ulteriormente le speranze salvezza per le neroverdi. In B2 il derby tra Teramo e Danunziana è senza storia, parziali compresi. La Cetias Montesilvano parte nelle immagini alla grande contro il fortissimo Corridonia, ma dopo un discreto secondo set perso a 20 cede allo strapotere marchigiano, anche per assenze pesanti come quella della Falone. A riposo il Gada Pescara 3. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo questa sera a partire dalle 21 appuntamento numero 27 con Pro Teramo, un'ora per parlare delle tematiche della Lega Pro a tinte biancorosse. Il TG6 torna invece puntuale alle ore 23, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.